adesso cominciamo. Mister Pisano al termine della gara. Mister, una gara importante che ha sempre il sapore di un derby, combattuta sino alla fine. Sì, è normale che sia una gara importante. Noi oggi avevamo la possibilità di chiudere il discorso salvezza. Non ti nascondo che eravamo un po' preoccupati perché comunque avevamo giocato una partita domenica. Avevamo speso molto perché in casa contro il Rosarno era stata una partita molto tirata, ha fatto molto caldo e quindi in soli 3 giorni dover rigiocare in queste categorie non è una cosa molto semplice. Siamo riusciti, secondo me, proprio a livello fisico a essere superiori al Borgia, oltre che a tanto altro. La cosa che mi interessava di più era questa: vedere comunque una squadra brillante nonostante la difficoltà dell'incontro. Siamo abituati a far parlare il campo e l'abbiamo fatto anche questa volta. E devo dire che è proprio così: 3 punti che danno respiro, che annunciano una salvezza, obiettivo già di inizio campionato. E adesso la prossima sarà in quel di Bagnara. Sì, abbiamo altri 2 giorni soli per preparare un'altra partita, 3 partite in 7 giorni, per noi è in 6, per noi è praticamente molto complicato riuscire a far recuperare le forze ai ragazzi, però noi ci proviamo perché comunque vogliamo fare bella figura a Bagnara contro una squadra molto forte che abbiamo già battuto all'andata, costruita per vincere il campionato, quindi sarà una partita sicuramente difficilissima. Noi siamo contentissimi di aver chiuso questo ciclo perché io ho iniziato 2 anni fa qua a Montepone e la prima giornata è stata con il Borgia. E oggi qua si chiude un ciclo importante secondo me, che dimostra quanto questo gruppo ogni anno riesca a raggiungere gli obiettivi senza dover passare per ripescaggi o per altre cose. Si guadagna sempre quello che ha davanti perché sono affamati i ragazzi e si vanno a conquistare tutto quello che hanno davanti perché lavorano duro, seriamente, sanno far parlare il campo, a differenza delle chiacchiere che ho sentito fino ad oggi, che volevano dimostrare magari tante altre cose differenti da queste. Io ho visto invece una squadra in questi 2 anni fantastica, un gruppo fantastico che ha portato il Montepone dove deve rimanerci per tanti anni. Siamo con il presidente Lapiana, una breve considerazione a fine gara. Abbiamo visto una squadra che ha combattuto dall'inizio alla fine, uno spunto importante, quello di Ambrogio al 18esimo, e poi il Borgia non è riuscito più a trovare lo spunto giusto per riagguantare il risultato. Diciamo che secondo me siamo andati più nervosi, siamo entrati in campo, abbiamo secondo me tirato in porta poco. Che dire, pure che, come ho detto all'altra televisione, il quarto gol è viziato da un fuorigioco, fa niente, ma non abbiamo tirato. Finiva 3-2 la partita perché noi non abbiamo tirato in porta. Nel secondo tempo 0 per me. Abbiamo meritato questa sconfitta, ci sta. Il campo, si sa, è fatto anche di episodi. Comunque abbiamo visto una squadra che ha corso dall'inizio fino al 95esimo e che ha lottato bene al centro comunque. Diciamo che abbiamo lottato bene, ma se non ti rimporta non fai gol. Purtroppo il calcio è così, segna, vince chi segna, appunto. Purtroppo è andata così, speriamo che domenica possiamo vincere per portare questa benedetta salvezza e poter disputare i play-out con qualche squadra che sopra di noi. E che devo dire? E noi vi auguriamo di lavorare tranquillamente, preparare la gara con pazienza e meticolosità. Diciamo che lavoriamo bene giorno per giorno, ho dei ragazzi fantastici che giocano per il bene della maglia, del Borgia, del paese, giocano solo senza
senza avere nessuna retribuzione di soldi come purtroppo si usa qui nelle categorie promozione, eccellenza, prima categoria, dovunque. Noi siamo una piccola società e cerchiamo di tirare avanti così, cercare questa benedetta salvezza che ci teniamo. Fare calcio oggi è davvero difficile, sono da premiare quei giovani che diciamo giocano per l'onore della maglia. Sì, perché ho sentito l'intervista a Soverato Unici, come mai nella provincia di Catanzaro poche squadre, come mai? Perché ci sono, a Reggio ci sono più imprenditori che si sono per la squadra e per il paese. Voi pensate che come dirigenza siamo io e l'avvocato Petrano che saluto cordialmente, che teniamo questa struttura insieme al mister e a Davide Procopio, ma diciamo che noi siamo ritornati in promozione dopo 27 anni e abbiamo fatto 3 o 4 abbonamenti, quindi cosa dobbiamo pensare? Anzi, già esserci è una grande cosa. E speriamo di poterci salvare, sperare che si possano avvicinare sempre persone a darci una mano.